Uè, bella a tutti, ragazzi, e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e, ragazzi tantissime novità inserite proprio nelle ultime ore nei file di gioco del nostro Battle Royale preferito cose veramente incredibili a partire ragazzi dalla possibilità di utilizzare un particolare tipo di risoluzione strecciata che per molti potrebbe essere una via di salvezza per migliorare la mira soprattutto sì perché ragazzi c'è da dire che il signor Mongra forse non lo sapete, ma lui utilizza una versione strecciata della risoluzione. Andremo a vedere un video che ci spiegherà qualcosa di più e ci farà vedere proprio sul campo qual è la differenza, ma parleremo anche di alcune novità che vengono trovate proprio nei file di gioco relative alla collaborazione di Fortnite con IT e eh sì ragazzi, perché è uno degli argomenti più in voga di questi giorni, tutti ne parlano, ci sarà, non ci sarà, hanno aggiunto la risata, hanno aggiunto i palloncini. Vediamo un pochettino ragazzi di fare chiarezza e poi ancora informazioni relative alla nuova trappola in arrivo prestissimo la Zapper, perché ho giocato la season 1, si ricorderà qualcosa, questa è leggermente diversa. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che mi supportano con il codice creator Xuderone. Grazie di cuore ragazzi per supportarmi quando shopazzate di prepotenza nello shop, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto clink 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 di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima eh, non è che perché sono in vacanza non ve la devo fare ragazzi la domandina la domandina ve la devo fare perché ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti qua sotto e oggi è un po' particolare quindi voglio la vostra attenzione secondo te quale sarà il tema della season 11 è oramai Settembre siamo a settembre, eh, ragazzi. Non manca moltissimo, un mese e pochi giorni, e siamo già in season 11. Secondo voi la storyline di questa si allaccerà a quella della 11, ci sarà qualcosa di nuovo? C'entrerà ancora il visitor? Fatemi sapere, io l'unica cosa che mi auguro è che ci sia il Fortnitemers perché ci sta veramente tantissimo. Ma quindi, le bande! E vanno alle ciance! Non ce l'ho lo slide. And Andiamo a parlare subito, ragazzi, eh, te, via via, tutti loro. Io vado via, ma non ho capito com'è sta cosa. Dove cavolo è finita? Intanto andiamo a parlare, ragazzi, della collaborazione di Fortnite con It. Le immagini che escono sono veramente tantissime. Stiamo cercando di capire se alcune siano vere, se alcune siano dei concept. Quello che sappiamo, come vi anticipavo, ragazzi, a parte le stranissime risate. Dentro i file di gioco, quelle sono sicuramente dentro anche dell'inserimento dei palloncini, quindi ragazzi. La possibilità di avere i palloncini e l'idea che ci sia anche una risata ha portato la community di Fortnite a associare il fatto che il 6 settembre, uscendo il capitolo 2 di Hit, potrebbe esserci una collaborazione molto molto creepy con Fortnite. Eh, la cosa veramente interessante, ragazzi, arriva da un video che è stato trovato innanzitutto da questa immagine. Voi dite che cavolo sono? Mi fai vedere i codici? Sì, perché se noi andiamo a vedere la seconda riga, quella evidenziata, nei file di gioco c'è scritto Static Mesh Creepy Balloon e Creepy Balloon ragazzi è inteso come eh, palloncino eh, creepy, pauroso, no? nel senso avete capito, un po', un po' strano, il classico palloncino di IT. Insieme a questa eh, immagine che vi faccio vedere arriva anche un video che è molto particolare ragazzi, bisogna un attimo capire quanto sia affidabile ed è proprio questo vediamo se lo peschiamo eccolo qua ragazzi guardate io sparisco sempre ma non fa niente ecco sono tornato vedete ragazzi guardate guardate lì c'è un palloncino in un punto che non ha assolutamente senso dove ci sia un palloncino, ve lo faccio rivedere un'altra volta. Lasciate perdere il logo del, dell'autobus perché lo conosciamo, ma quello dovrebbe proprio essere in game il palloncino che è stato inserito nei file di gioco, il che rafforzerebbe tantissimo l'idea che quindi sia vero il fatto che ci sia una collaborazione con It. Ovviamente staremo a vedere e appena ci saranno delle news, vi aggiornerò o qui o anche sulla pagina Instagram, quindi mi raccomando, non perdetela. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo della Zapper Trap. Oramai sappiamo essere presente nei file di gioco. Chi, ripeto, ha giocato nella Season 1 si ricorderà certamente la trappola Zap, ma abbiamo delle novità veramente interessanti che ci fanno un po' capire quanto sia forte la Zapper Trap. Ed eccole qua ragazzi, il nome, Zapper Trap, lo sappiamo, rarità sarà... Epica farà un danno di 50 con un tempo di, di ricarica della trappola di 2 secondi. What? 50 di danno ogni 2 secondi. E voi dite la trappola per dirvi non fa così male, la trappola fa 150, ma mi sembra che ci mette almeno 3 secondi e mezzo barra 4 a eh, rigenerarsi. Capite che ci, ci, ci piazzano una zap se non riusciamo a essere veloci nel giro di 8 secondi, anche se siamo full, siamo andati. La cosa particolare, eh, non ho quale immagine, ma ve l'ho pubblicata su Instagram, è che sembrerebbe che questa zap trap sia possibile applicarla anche sulle strutture. Nemiche, il che ragazzi la renderebbe un qualcosa di allucinante. Chi non sa come funziona non ha niente di diverso dall'utilizzo di una trappola. C'è una zapper, tu la piazzi sul, non la puoi piazzare per terra, ma sulle pareti, sui pavimenti, eh, su, sulle pareti e sui soffitti. Ci passi sotto, ti tira una, una zappata, proprio una scarica che ti toglie appunto 50 di danno. Il fatto è che se dovesse veramente essere eh, possibile... Applicarla nelle strutture nemiche diventerebbe un qualcosa di super OP, e quindi prepariamoci già al prossimo nerf. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo di un altro argomento interessante, perché all'inizio della season 10 sappiamo che sono stati inseriti i. Um... Io li chiamo ciondoli, gli Charm. Sapete cosa sono gli Charm, ragazzi? Gli Charm sono eh, i ciondoli che possono essere utilizzati per abbellire le armi e sappiamo che il primo Charm non è altro che la coda della skin Phoenix. In realtà non è ancora presente pubblicamente nel gioco, ma è inserito nei file, nei codici sorgenti. Probabilmente invece hanno deciso di dare la precedenza alla possibilità di avere alcune skin con delle emote uniche. Questo per far sì che la gente compri e delle skin per avere appunto balli eh, unici. Il caso viene da Spezzacuori. Per chi l'ha preso, San Valentino dell'anno scorso esce Spezzacuori, una delle mie skin preferite, veramente bellissimo. Ma da poco, se guardate attentamente nell'immagine della skin, nell'angolino in alto a sinistra c'è un nuovo logo, questa, questi due quadrati che si intrecciano. Il che vuol dire proprio che la skin ha un'emote unica, anche se in realtà non è ancora stata rilasciata l'emote per Spezzacuori. Però, se andate a leggere la descrizione, ve ne parla proprio quindi. Non staremo assolutamente ad aspettare, perché molto probabilmente tante skin cominceranno ad avere delle emote uniche. Tanta tanta roba. E chiudiamo, ragazzi, con la risoluzione strecciata. L'argomento più interessante, questa è un'immagine di qualcuno che utilizza una 4230x768. E immaginate che il lime, il puntino da così, è largo così. Voglio farvi vedere, senza stare qua a parlare, il video, ragazzi. Ehm, il video che adesso ovviamente non trovo, eccolo qua ci parla ci fa capire una cosa aspettate fatemi togliere lo slide eccola qua ragazzi 1758 per 1080 guardate la differenza tra la 1920 e la 1080 750 ve lo faccio un attimo ripartire subito, guardate la differenza. Mongrel utilizza questa risoluzione nel pannello di controllo Nvidia. Per chi ha la scheda Nvidia è possibile andare a settare la risoluzione manualmente inserendo 1758x1080. Come vedete, a parte che guardate, cioè, ma stiamo scherzando, ho fatto 4 headshot su 4 con una Deagle. Questo. Inserendo 1758x1080 non perderete parti importanti del gioco, ma vi si allargerà un pochettino di più il mirino, in modo da migliorare appunto la vostra mira e ovviamente le vostre performance in combattimento. Quindi se ne avete modo provate a farlo, se qualcuno ha difficoltà cercherò di trovare un tutorial su come settare manualmente la risoluzione in modo che ovviamente sia disponibile per tutti poterla provare. Io vi ringrazio tantissimo ragazzi per aver guardato anche questo video, mi raccomando un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alle 8 in live. Ciao!